E allora Le Foibe è un libro per chi vuole comprendere davvero il dramma delle foibe e dell'esodo, al di là degli slogan e delle strumentalizzazioni politiche. Si tratta di fenomeni complessi che per essere compresi devono essere studiati a fondo, affidandosi alle fonti e ai dati riconosciuti dalla comunità degli storici. Il problema è che spesso proprio quelle fonti finiscono per contraddire quegli slogan, quei luoghi comuni comunemente utilizzati nel dibattito politico e mediatico. Partiamo innanzitutto dal territorio, un territorio che include le città di Trieste, Gorizia, Fiume e tutta l'Istria, territori che vengono spesso definiti italiani da sempre, ma in realtà si tratta di territori di confine, territori dove hanno convissuto per secoli popolazioni con identità culturali, linguistiche, nazionali differenti, e che sono entrate a far parte dello Stato italiano solo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Nel colmo dell'estate, sul fronte italiano si combatte per Gorizia. È la sesta battaglia dell'Isonzo. Uno Stato che presto è diventato uno Stato fascista e che ha imposto con la forza l'adesione a un'unica identità nazionale, cioè quella italiana. E poi le foibe, che sono le cavità carsiche dove venivano gettati i corpi delle vittime delle violenze commesse dai partigiani jugoslavi nel 43 e nel 45. Ecco, quell'esplosione di violenza non può essere compresa se non nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, la guerra più violenta mai combattuta nella storia dell'umanità, che fa milioni di morti soltanto in Europa. E poi l'esodo, che è la fuga di 300.000 persone da quei territori alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in seguito allo spostamento del confine tra Italia e Jugoslavia. Ecco, l'esodo è parte di un fenomeno più grande che riguarda gran parte dell'Europa centro-orientale e che non può essere compreso se non nel contesto della fine della Seconda Guerra Mondiale e della sconfitta dei paesi che l'avevano scatenata, la Germania ma anche l'Italia. Ecco, se volete davvero una risposta alla domanda «E allora le foibe?», io vi consiglio di leggere un buon libro di storia. Per esempio questo.